Ciao a tutti, benvenuti su Magis of Lotus. In questo video andremo a parlare di una deck tech preview di Sultai Infect in riferimento agli spoiler di Modern Horizon 2. Ma più che Sultai Infect lo chiamerei Hierarch Infect. Yeah. Guarda che roba. Abbiamo addirittura 6 Hierarch. Allora, vi ricordiamo di iscrivervi al canale e lasciare mi piace. Se lasciate mi piace, l'algoritmo di YouTube ci manda più in alto, avremo più persone che ci seguono e potremo iniziare finalmente a regalare le cose, perché a noi vorremmo regalarvi delle cose, quindi... supportateci, non vi chiediamo soldi, ma mi piace per i regali, the promo. E allora, il mazzo qual è? Infect. Ok, quindi classico, il nostro obiettivo è farti 10 danni. 10 danni da infettare. Allora, l'aggiunta per cui ci è venuto da montare questo deck è la gerarca ignobile, che è come la gerarca nobile ma ignobile, quindi Jund. Lei è brava, ti fa le coccole e lui ti tira il bastone in testa. Sì. Che bello, troppo bello. Allora, la strategia del mazzo è quella di giocare una creatura con Infect, in teoria pomparla, ma andremo a vedere che in questo mazzo in realtà, avendo 6 gerarche, non è così fondamentale usare i pompaggi, e uccidere l'avversario. Uccidere l'altro. Allora, partiamo quindi da questi due. Giochiamo 6 Accelerini a costo 1. Sono sinergici, sono ottimi. Infect in passato, se voleva giocare più rampini, metteva il Bird of Paradise, che però era schifido, perché... non aveva l'esaltato, che è molto importante per infettare, perché quando tu sostanzialmente puoi uccidere l'altro con la metà dei danni, cavolo, un +1/+1 sposta tanto, perché anziché essere un ventesimo di vita è un decimo della tua vita. Allora, un lato negativo che dobbiamo dire è che entrambi le gerarche ci danno in realtà 2 mana e non 3. Esatto. Perché hanno un colore... Che non usiamo. Il lato positivo è che questo mazzo spesso si ritrova ad attaccare con una sola creatura. Sì. Ma quella creatura, magari, se non abbiamo i pompaggi, non vogliamo usarli perché sono i pompaggi protettivi, quindi quelli che danno hexproof o rendono in target. Blossom Defense, Mind of Old Cross, quello d'attacco invece, o questo che protegge anche vasto Vines of Wastwood. Saremo troppo lenti ad uccidere il nostro avversario, quindi andremo a fare giocate rischiose. Sì. Invece, avendo 6 gerarche, con 1 o 2 gerarche in gioco, noi avremo un clock di 3-3 almeno. Di 3-3 o 2-2, che comunque è molto veloce, non è lento come attaccare solo di 1, perché di 1 ci mettiamo veramente tanto. Anche perché è un 3-3 che deve fare 10 danni, sono 3, 6, 9, 12, il quarto attacco fatto. D'accordissimo. Allora, partiamo dalle creature con Infect, quindi andiamo a vedere Glistering Elf, che è l'alternativa drop a 1 classico, 1-1 infettare, costa 1. Semplice. Poi il Blighted Agent, che è uno dei più forti perché non può essere bloccato, quindi va assolutamente ucciso se dall'avversario ovviamente. 1-1 noi vogliamo 2. Che viva. Assolutamente. E poi abbiamo la terza creatura che è il Phyrexian Crusader. Che è il motivo per giocare nero. Sì. Allora, 2-2 a costo 3, first strike, protetto dal bianco e dal rosso. Infect, ovviamente. Perché è molto forte? Perché le removal più giocate in Modern sono principalmente 3: Push, Bolt e Path to Exile. 2 su 3 non funzionano. Quindi è molto forte. Molto forte. Ed è una delle creature che dà stabilità in realtà al deck, che in teoria non è stabile. Esatto. Perché Infect è un lean deck. Sì. Abbiamo messo un 2 per di un'altra creatura, perché ci piaceva, un 1-1 volare Infect. Che non è male. Che non è male, perché è evasivo ed è nero, e quindi ci poteva stare. Esatto, poi considerate che qualche drop 2 dovete averlo, perché non sempre avrete il drop 1, che succede, sono mani senza, certo. O comunque magari qualche volta... O muore. Esatto, o muore il vostro accelerino, quindi non potete barare il drop a 3 a turno 2, quindi vi serve fare una giocata che non sia a terra passo, perché siete un mazzo proattivo che non si può permettere di fare a terra passo. D'accordissimo. La prima cosa che viene da dire guardando questa lista, paragonandola alle altre di Infect, è che questa ha più creature. Sì. Che non è un male, perché sono tutte creature sinergiche con il nostro piano, cioè le 6 gerarche sono molto sinergiche, mentre tutte le altre sono creature qualitative. Sì. In questa lista abbiamo messo 3 Crusader, ma in realtà se ne possono giocare anche 4, in base al meta se ne possono giocare di più. Allora, andiamo a vedere le Sorcery, invece, in cui troviamo Tau Sides, classica, perché giochiamo il nero, è un altro motivo. Ed è la carta che veramente ci svolta i matchup, sì. Perché in Infect la cosa più importante è conoscere la mano dell'avversario. Sì. Da quando è stata bannata la sonda Gitaxian, che ci permetteva di guardare la mano dell'avversario, questa è veramente forte da giocare, sì. Quindi ottimo. Se meta è troppo aggressivo, mettete Inquisition of Godzilla, ovviamente. Sì, quello è relativo, però 4 scartini meglio usare. Sì, 4 di fisso, decidete voi come.
In realtà sono molto meglio gli scartini che per esempio la versione col blu, che magari gioca i perforamagie, sì, i monocopie, perché siete dipendenti dall'altro che faccia le cose e l'altro e non vi fa conoscere la mano, esatto, dell'avversario. Allora, poi abbiamo Scale Up, che è una carta veramente sbroccata. Sì, è l'unica sorcery, pompaggio sorcery molto forte che questo mazzo gioca, sostanzialmente. Allora, una creatura che controlliamo diventa un Green Worm 6-4 di base. Quindi, sostanzialmente... Non ha senso, questa esatto, carta. Non ha senso di Infect. Sostanzialmente questo diventa un 6-4 Worm con Infettare. 6-4, ragazzi. Cioè, quindi, ha già fatto metà del lavoro, perché se il danno è... Cioè, il danno che vogliamo fare è 10, e 6 è la metà, è andato. Praticamente noi possiamo tranquilla, cioè la chiusura di secondo non è difficile, basta fare terra Glistering Elf, terra Scale Up e terra Might of Crota, cioè nello stesso turno. Sì. Abbiamo fatto 11 danni Infect di secondo, quindi in realtà contro mazzi non proattivi, cioè non, scusate, con le risposte, ma mazzi che fanno la loro strategia, noi potremmo aver vinto di secondo. Esatto. Andiamo a vedere gli instant invece, in cui troviamo 4 Blossom in Defense, secondo me è la carta più forte. È la carta più forte, è un pompaggio molto semplice, può fare da crescita gigante se servono i danni in più, o può fare da proteggino. Quindi costo 1 instant più 2 più 2 Hexproof. Sì. Poi due dismember, che sono le removal, che ci stanno sempre. Che ci sta. Tra l'altro qua giochiamo nero, quindi non siamo più costretti come il vecchio Infect a pagare le vite, a pagare 4 vite, quindi -5/-5 a costo 3, ma possiamo pagare 2 vite per togliere un mana, sì, e ne possiamo togliere 2. Miglior pompaggio offensivo, perché protegge, giusto, solo dai danni sostanzialmente. E +2/+2 fino alla fine del turno, ma se la facciamo durante la main, quindi a sorcery, +4/+4. Quindi miglior pompaggio, diciamo, appunto offensivo, perché come vedete non dà hexproof o abilità di protezione, serve solo per ti faccio male. Sì, fortissimo. In questo caso ne abbiamo messi 3, ma si può modulare comunque, sì, come preferite. Poi 4 Vines of Wastwood. E anche questo è molto molto forte, perché a costo 1, già solo di base, protegge la nostra creatura dalle rimozioni. Se invece kickeriamo pagando 2, fa quello e +4/+4. Assolutamente. Quindi questa è la scelta. Nelle terre ci sono delle cose importanti da dire. Allora, abbiamo la Dread Arbor, che sarebbe un 1-1. Sì. Creatura, terra. Quindi possiamo fetcharla con le varie fetch che abbiamo. Sì. Serve soprattutto quando l'avversario ci farà Liliana per sacrificare una creatura. 4 Inkmoth Nexus, che sono delle terre che con uno diventano un 1 infettare volanti. Importantissime. Fortissime, sì, importantissime. Le terre in questa lista sono 20, potrete mettere anche 21 perché avete. Però ricordatevi che adesso abbiamo 6 accelerine, non più 4. Esatto, quindi. Quindi in realtà cambia un po'. Pendeleven è anche un'altra carta molto importante. Sì. Perché tutte le nostre creature con infettare, a parte il The Mighty Crusader, sono tutti quanti dei bellissimi 1-1. Anche la nostra terra. E il Pendeleven ci permette di farle diventare 2-3 di base tappandolo. Esatto. Una terra che non ho messo, che non abbiamo messo, sono quelle che di Horizon 1 che ci fanno pescare. Ma perché questo? Perché purtroppo il mazzo non ha più slot, perché è tricolor questo, non è più UG. Sì. Quindi in realtà dobbiamo avere una mana base più solida, avendo già 4 Inkmoth Nexus. Anche la Dread Arbor è un po' al limite. Sì, al limite. E potremmo anche tagliarla. Il Pendeleven sinceramente no, perché comunque ti dà verde. No, è troppo forte. Poi è troppo forte perché abbiamo troppi 1-1 e se l'altro non interagisce con noi è un pompaggio perfetto perché dà più 1. Certo. Quindi probabilmente sarà da togliere la Dread Arbor. Sì, la Dread Arbor, esatto, perché abbiamo tanti accelerini, quindi per Liliana abbiamo quella soluzione. Poi comunque il resto è un matchup difficile anche con la Dread Arbor. Possiamo rinunciare e dire mi potenzio contro i mazzi combo mettendo il ciclino. Però insomma, sì, la terra ciclo intendiamo. Però comunque ci può stare. In alternativa si possono togliere magari un 1 per della Overground e mettere la terra che pesca. Però come vedete è davvero difficile metterne 2 per di quelle che si sacrificano con uno e pescano, perché non abbiamo i slot, le fetch sono importantissime per trovare subito il mana che ci serve. Però fate conto che questa lista è più stabile, quindi in realtà il pescare potrebbe non servirci, perché noi abbiamo mantenuto le carte difensive e aumentato gli accelerini, aumentando però anche la qualità delle creature, sì, con lo scartino. Quindi in realtà il mazzo è molto più solido rispetto all'Uggi classico. Esatto. E magari leggermente meno esplosivo. In realtà non è neanche vero, perché abbiamo 6 accelerini, sì, invece di 4. Quindi in realtà questa sembra una lista migliore rispetto a Uggi. Allora, andiamo a vedere una mano che abbiamo aperto, ovviamente lo diciamo sinceramente, non è che abbiamo aperto la prima e ve l'abbiamo fatto vedere, no. Ne abbiamo aperte 4-5, abbiamo tenuto l'ultima che sembra la migliore. Sì, sì. Allora, in questa mano abbiamo 3 terre, la Gerarca Nobile, il Crusader, il Might of Old Crota e il Tau Sazi. È una bella mano. È una bella mano perché abbiamo lo scartino, quindi potremo conoscere la mano dell'avversario, l'accelerino se vogliamo andare veloci, la creatura infettante e tanto protetta e il Might of Old Crota, che è il pompaggio quello, sì, grosso. Quindi in realtà noi ci potremmo ritrovare tranquillamente a fare un Terra Tau Sides, Terra Gerarca
E di terzo fare Crusader. Esatto. Ho un'alternativa, se siamo on the play, possiamo fare Terra Gerarca e turno 2 Pyrexian Crusader. Sì, rischiando leggermente, sì. Però magari valutando in base a quello che gioca la nostra avversaria. Esatto. Possiamo anche pescare due carte per vedere a caso cosa potremmo. Qua aggiungi un'altra carta, fallo due volte, fa fallo ancora. Boh, Inkmoth Nexus e Blossom Difesa, abbiamo la seconda creatura infettante e un altro proteggino. Ovviamente pescando questo non ci conviene più fare questo Tapped Out, no, ma aspettare, quindi fare Tau Size di secondo anche se abbiamo fatto Gerarca. Però capite, con questa mano qua, uscire da questa mano qua per gli avversari è molto difficile, sì. Perché ho l'altro mazzo stile Jund, solo removal e interazioni, o è davvero complicato. Se l'altro è un mazzo come per esempio Storm o anche Elliot Company che interagisce molto poco con noi, tanto è protetto dal bianco, quindi comunque bianco, è difficile, sì, bloccare, no, infatti. Allora, i matchup di questo mazzo. Allora, contro agro? Contro agro è una gara di velocità. E noi però siamo più veloci, perché basta che ne facciamo 10, loro devono farne 20. E tra l'altro le carte importanti sono l'1-1 costo 1 e l'1-1 imbloccabile, sì. L'1-1 costo 1 perché è veloce, è veloce. E l'1-1 imbloccabile perché è evasivo, esatto. Quindi se l'altro gioca agro ha tanti bloccanti, anche l'1-1 volare è importante, sì. Perché è evasivo, esatto. Anche lui. Contro midrange? Midrange sono il peggior nemico di questo mazzo. Siamo più solidi rispetto alla versione UG e abbiamo anche il crociato che è ottimo. Però sono proprio il mazzo che anche non... gli scartini. E gli scartini. Però sono proprio i mazzi che non vogliamo beccarci. Perché lo scartino, la cosa figa di quel matchup è che gli togliamo magari la carta chiave, la rimozione, eccetera. Però il problema è che non ci fanno avanzare di piano. È la classica cosa che capita quando magari mi sidano contro le carte per contrastare Jund. Ok, però sono un mazzo molto proattivo, mi stai cercando di bloccare le mie removal, però non stai vincendo. Allora, mettiamola così, la lista UG classica contro Jund ha un matchup all'incirca di 70-30, sì. Ok, a favore di Jund, è uno dei migliori matchup per, sì. Jund. In questa lista probabilmente potrebbe scendere a un 60-40, 60-40. Perché è più solida, ha più interazioni con l'avversario e le protezioni sono uguali. Sono uguali. Quindi ha più senso. Ha più senso. Però questi non sono i mazzi che vogliamo beccare. No, è il mazzo che non vogliamo beccare. Contro controllo. Contro controllo. Secondo me non è male invece. Non è male. Già anche prima in realtà non era male, perché anche la versione UG con Spell Piercer riesce a fregare spesso quel mazzo. Sulla velocità, diciamo. Esatto. Poi ha le terre animabili che sono il grande nemico dei mazzi controllo, perché hanno la vratta e la vratta su questa non ci fa niente. No, assolutamente. Come abbiamo detto per tutti i matchup, lo scartino sposta. Sposta. Che contro controllo sposta. Sposta ancora tanto. Di più. E anche in realtà bere anche sei gerarche ci può aiutare, sì. Perché aumentiamo la velocità e noi dobbiamo prenderli sul tempo. Sul tempo, sì. Il Phyrexian Crusader è protetto a bianco, i controlli che si giocano sono bianco-blu, quindi in realtà è ottimo anche il Crusader. Altre carte altre matchup ottimi sono poi i combo, perché spesso i combo o sono velocissimi come Storm, ma sono come quelli attuali del Modern, quindi i Titani, non interagiscono, sono abbastanza lenti. Titani è il miglior matchup, sì, diciamolo. Titani è... quasi impossibile perdere, sì. Contro Titani di main, di side, poi ognuno ha la side, sì, Modern puoi settare la side come vuoi. E altri matchup che sono molto buoni, è un motivo anche per giocare questo mazzo, sono i big mana, quelli, quindi per esempio Trono, vabbè anche Titani è un big mana, però anche Eldratron, cioè, tutti i mazzi con le terre di Urza sono troppo lenti. L'unico modo per Eldatron per riuscire ad ammazzarci subito è essere on the play e fare un calice a uno subito. Assolutamente. Però noi abbiamo il top size. Cioè in questa lista abbiamo il top size, mentre nell'altra abbiamo magari uno Spell Pierce. Qua abbiamo quattro top size da fare subito. Esatto. E quindi i matchup sono veramente quel tipo di matchup. Sono buoni. Esatto, sono buoni. Sono buoni. Comunque, o fa il calice subito o è finito. E comunque deve poi fare calice e pressione. Perché altrimenti noi lo ammazziamo di 2-2 volante che continua a fare. Assolutamente sì. Ma tra l'altro, anche il calice, questa lista lo aggira molto meglio, sì. Rispetto all'OG. Sì, perché sì. Abbiamo il Crusader a 3 e abbiamo altre due creature a 2. Quindi in realtà abbiamo ancora più possibilità, esatto. Di uscire. Trono, una domanda. Trono invece è il classico. Stiamo molto bene. Trono, sì, è anche quello è il miglior match. Tanti migliori matchup. Il Vice of Wastwood potenziato, sì, conta comunque come uno. Conta comunque, quindi viene counterato dal calice. Ok, così togliamo anche un dubbio ai nostri spettatori. Sì, quando guardate il costo di mana coverito della carta, guardate solo quello in alto a destra. Niente. Allora, altro. Riapriamo la decklist. Parliamo del costo e mazzo. Allora, il mazzo, essendo tricolor, è costoso, soprattutto per la mana base. Sì. Il mazzo in sé, in realtà, è low cost, abbastanza budget. Abbiamo le gerarchie che vengono un po' sia quelle nuove che quelle vecchie, e i Tau-Sides. Il resto sono comuni, non comuni, da pochi euro. Sì. Quindi il mazzo è medio come costo. Come investimento, può essere buono, sì. Perché hai le Ignoble Hierarch che potrebbero salire. I Phyrexian Crusader sta già salendo e quindi va acquistato. E le terre non... sono buone. Nel senso che il Modern purtroppo ha questo problema qua, che le carte, questo pregio, le carte vengono ristampate costantemente. Quindi in realtà
difficilmente avremo un mazzo che montandolo oggi varrà tanto di più fra un po', a meno che non diventa il tier 1 del formato. Questo, sinceramente, io mi sento di dire che può diventare uno dei mazzi più giocati. Può diventarlo. Perché può diventarlo. Ha veramente tutto per esserlo. Non ha sfighe. Non ha sfighe. E basta. Allora, speriamo vi sia piaciuto. Vi chiediamo di iscrivervi al canale e di lasciare un mi piace, perché questo ci aiuta. Porteremo diverse novità sul canale. Seguiteci, assolutamente. E se avete consigli o commenti da fare, sotto il video. Vi lasciamo la decklist nella descrizione, ovviamente, col link. Così potete anche... Non so se si può seguire qua il nostro account Magis of Lotus su Deckstats. Penso si possa seguire. Se volete, mettete segui, perché caricheremo tutte le decklist che... di sopra. Soprattutto dei deck tech preview. Sì, sì, perché con quelle altre mettiamo già il link su Goldfish. Sì, perché prendiamo di solito liste. Ah, facciamo così, le liste create da noi saranno qui, quindi esatto, potete seguirle. E faremo anche una zona premium che costerà 50 euro al mese. Scherzato, tutte gratis. No, sono gratis. Allora, un saluto a Magis of Lotus e alla prossima.